Niente, volevo chiederti un po' un giudizio su come si è giocato oggi, diciamo che forse il risultato è un po' bugiardo, al di là che abbiamo beccato tre gol in contropiede. Intanto la qualità sicuramente delle tre compagini è completamente diversa, però ti dico che per tutto il primo tempo noi abbiamo sono stati probabilmente poco attenti fino al doppio vantaggio, nel senso che quelle due situazioni che sapevamo che potevano crearci delle difficoltà, come le delle partenze dei loro giocatori, ne abbiamo subite un paio sapendo che avevano questa arma qui, che siamo stati forse un po' con da prima, poi quello che ci ha portato allo svantaggio, credo che si potesse anche avere il tempo per intervenire, ma noi siamo stati molto alti. Poi il secondo gol probabilmente ha creato un pochino di come ti posso dire, di insicurezza, di nervosismo, anche se per tutto il primo tempo non ho visto differenza di costruzione di gioco tra noi e loro. E questo anche può essere importante. 15 minuti dove abbiamo avuto 3-4 tiri e un paio di circostanze che potevamo riaprire sicuramente la partita. Non ti dire nel secondo tempo, dopo un po' di tempo abbiamo fatto capire alla squadra che c'era comunque la voglia di andare a riprendersi la partita, mettendo magari un esterno più che spingesse. Abbiamo subito il terzo gol, poi dopo le due strade, o ti rintani dietro e gestisci, strani non prendere gol, oppure provi a fare la partita, a peccare fino alla fine, come secondo me era giusto fare dopo il 3-0, perché tanto perdere 3 o 4 o 2-0 non cambia niente. Noi abbiamo bisogno di trovare una convinzione della costruzione del gioco, perché è l'unica strada che ci può portare a essere competitivi in questo campionato di mostri, soprattutto di squadre, esatto, soprattutto di squadre che sulla carta sono fuori alla nostra portata. E comunque diciamo che insomma la sindrome timore tra virgolette mi sembra superata, perché oggi al di là del risultato la squadra ha giocato a viso aperto, no? Ha giocato a viso aperto e sicuramente possiamo fare meglio, abbiamo bisogno di recuperare tutti, cito magari Sinigardi che piano piano sta cercando di prendere confidenza con quello che sa fare. Abbiamo dato un'altra chance, diciamo, anche nell'ordine di poter portare tutti a un buon livello, perché tanto avremo bisogno di tutti. Certo, la scelta, Davide, di mettere Emerson in panchina, diciamo, è dovuta proprio a questa filosofia che stavi accennando adesso? No, Emerson in panchina è dovuto al fatto che secondo me Rinaldo ha fatto una buona parete a Verona, oggi avevamo bisogno di un centrocampo secondo me più dinamico, per cui ho scelto per Leandro dal primo minuto, ma Emerson per me è un centrale difensivo, potrà tornare utile già dalle partite in corso, non è quello il punto. Il punto è che si pensa di puntare magari su 10-15 giocatori e lasci dietro gli altri, ma noi non ce lo possiamo permettere, tanto lo sai meglio di me, quando magari giocano sempre gli stessi si chiede come mai non giocano gli altri, ma un motivo c'è sempre. Io credo di far giocare sempre chi è più pronto. Grazie Davide, buon ritorno, buon rientro. Ciao. Ciao.